passerei invece la parola agli imprenditori del territorio di Ateo. Quindi io passerei la parola a Maurizio Riva di Famiglie 920. Allora, buonasera a tutti. Noi stiamo già rodando un po' questa nostra macchina che è già partita, facendo porte aperte una volta al mese, avendo già creato questo percorso del circolo del legno con 700 aggregati e soprattutto le porte aperte. Porte aperte arrivano tantissimi giovani dell'università che facciamo girare le nostre due realtà che stanno diventando tre, molto chiare, dove in un posto si fanno i mobili, in un posto si fanno i tavoli, in un altro posto c'è la tecnologia avanzata e soprattutto poi si finisce a vedere lo showroom e parlare al nostro museo. Stiamo preparando la Siloteca dei Legni, speriamo di riuscire ad aprire anche quella in una delle nostre sale. Poi se c'è qualcuno, ma in misura molto marginale, può dormire da noi. Quindi cosa significa? Stiamo già interpellando dei network. Sono abituato a fare un po' le cose da solo perché con i tempi della politica non esistono. Cioè questi, mi spiace dirlo, ero oggi in regione sul progetto Deco, dove io faccio un percorso di concorso di idee con 1300 designer, Deco ha fatto arrivare 68 progetti. Si domandavano come mai. Allora io faccio una critica con grande forza alla politica, perché se siamo in queste condizioni, come posso dire, per mettere fuori un cartello Mariano Comensi ci vogliono 40 giorni, no? Quindi è inutile, la colpa è di qualcuno. Quindi fate scappare la voglia di portare avanti questa situazione. Sono sempre uno che critica, però faccio le cose. E se qui non ci diamo una mossa, gli imprenditori muoiono perché lo Stato ci fa morire. Ecco, dico poche parole, però alla fine questo è stato il mio... Sono anche un po' arrabbiato, no, logicamente, vedere tutti questi giovani. Io ero in regione oggi a parlare al CESTE dicendo: voi vi rendete conto di quello che c'è in giro? Cioè, o qui non vi rendete conto? Cioè, qui si parla 5 minuti, si decide e si va a casa. Invece anni e continuiamo a parlare. Quindi diversi mi conoscono, sono uno che bastono, mi auguro che bastonino anche me perché io devo imparare tutti i giorni. E se penso che sono nonno o due nipotini, se penso a ciò che lasciamo, diversa gente non mi conosce. Il primo lavoro che faccio al mattino è di raccogliere la carta davanti alle mie piccole fabbriche. Grazie.